riempire i computer che si comprano nel mondo consumer, ma anche in parte in quello professionale, di una quantità di spazzatura inutile che secondo me danneggia il sistema al punto che l'utente dà poi la colpa a Windows quando poi magari a volte non lo è, non sempre. Se compri un accio, devi perdere 3 giorni e tirare via quello che c'è sopra. Occhio che Norton deve. Norton deve. Io perché i miei clienti sono arrivato, a volte faccio prima a rifarlo, rasare la macchina zero e reinstallare solo il sistema operativo, perché veramente arrivano, i computer sono inutilizzabili, come prestazioni e quant'altro. Io adoro questa domanda, perché noi abbiamo detto la facciamo un programma per aiutare il nostro cliente, voi che avete letto su internet, avete visto anche sul sito Microsoft, che erano gli IROM di sì, mandalai di sì, che nascevano proprio con l'obiettivo di parlare, e l'abbiamo fatto a lungo con i nostri partner, dicendo: cari signori, ma perché ci mettete i tempi? Perché mi stanno orientando, non sono che iniziano a capire tutti, no? Allora, ci sono due risposte. La prima è, ce ne siamo resi conto e come? E abbiamo tentato di comunque fare un'attività di knowledge transfer che non si ferma tra altre cose a solo quello che ci metta dentro e che ci manca come ti dice appare, funzioni, eccetera. La realtà però è che poi alla fine della fiera il padrone di una macchina Acer, venduta da Acer, io posso suggerire delle cose da Acer, posso addirittura mettere in piani in atto dei tempi marketing, per cui se fa certe cose vediamo un reward per quello che loro fanno, ed è quello che è stato fatto con questo programma di IOC, e ci saranno anche per il 2007, per le cose. Nel momento in cui però Acer, HP, Dell, Oshima decidono di costruire la loro macchina in un certo modo, e loro hanno diritto a farlo, così come possono sostituire il browser, già oggi, o aggiungere un altro, come possono togliere Windows Media Player, o mettere un altro player, e via discorrendo. Quindi, sono le regole purtroppo del mercato. Io, da utente, e da responsabile della divisione Windows, le volte mi sarei mangiato un PC, anch'io quando lo accendo, che hai dentro di tutto e di più, no, poi dovrei fare insomma. Poi al 100% la cosa. Molta gente comincia a usare Norton senza capire che poi dovrà pagare. Poi dopo, se mi denuncerà, e poi dopo un anno ti chiamano e dici: ma come qui adesso mi chiede dei soldi? No, roba 60-90 giorni. Cioè, è difficilissimo da togliere, e tu la maggior parte sono a pagamento, è la follia. Questo è un tema vero, questo è vero quando lo accendi, quindi magari la performance del giorno 1 entra. Però poi cosa succede? Che per il modo con cui vengono usati i PC oggi, tu sei continuamente collegato e qualunque cosa la carica a te, eccetera. Quindi o prima o poi quelle decisioni qui. Ahimè, tendenzialmente la misura di cui si stava. Certo, quando ti dai una data, quello che c'è già nel sistema operativo, che è una cosa che ho visto, se tu hai le foto del tuo PC, che sono un pochino con. E poi magari il OEM, quindi quello che si installa il suo modo di usare, poi ti compra la macchina fotografica e ti dice: anche tu devi comprare le foto, non sai mai comprare, ma sì, poi metti un cane e ti vedi un'altra, però sai che si sta facendo un po' di due corrette, però ce lo diamo, però certo noi non possiamo dire che si è una roba che è stata interpretata negativamente.